Cari utenti quaddisti.it, monociclisti è tutto perché a sto punto quad monocicli, ragazzi. Domenica mattina, ore 9, ecco il magico ferro in test long run Segway One, opla, che si appropinqua sulle strade di Roma a raggiungere il centro storico e la sede FMI storica di Viale Tiziano, dove dobbiamo svolgere un corso per l'FMI. Andiamo, stiamo andando. La situazione a Roma dei marciapiedi non è esattamente fantastica, però dobbiamo essere sinceri e ripetiamo, noi non conosciamo Roma, siamo venuti qua da 2 giorni, per cui semplicemente ci limitiamo a marciare per la strada con il One, andiamo via tranquilli, non abbiamo problemi con le salite e le discese per i disabili, perché ecco, se c'è da dire qualcosa sulle salite e le discese per i disabili. Ciao ragazzi, hai visto? Andiamo per il culo anche i romani. Beh, romani relativamente, comunque tutto il mondo è paese, ragazzi, tutto il mondo è paese. Stiamo andando, velocità media secondo me stiamo tarellando giù a 20 e passa km orari e praticamente stiamo arrivando in piazza Ponte Milvio, speriamo, dovrebbe, adesso giriamo a sinistra e vediamo, perché secondo me no, andiamo ancora dritto. Vabbè, comunque arriviamo in piazza Ponte Milvio, giriamo giù, arriviamo in Viale Tiziano. Intanto vi state gustando quella che è un po' la capitale. È una notizia, oggi c'è la Roma, la maratona di Roma, 42 km e il centro storico è chiuso al traffico, quindi se noi non avessimo Segway Mini a Ponte Milvio non ci arriveremmo più. Scusate, da Ponte Milvio a Viale Tiziano sarebbe bloccata la strada e quindi noi vi stiamo facendo il resoconto della strada su come va. Città di Roma spettacolare, ragazzi, abbiamo fatto tutti i monumenti possibili e immaginabili, vi dico, uno spettacolo, cioè veramente il Colosseo, la gente si è fatta al Colosseo, San Pietro, la città della patria, veramente fantastica. Pubblicheremo tutte le foto di questo articolo. E noi abbiamo lavorato in FMI, ragazzi, è duro l'uomo deve sempre lavorare, ma ci stiamo gustando anche Roma. Ieri sera siamo andati a una marchetta pubblicitaria, nel dettaglio, perché abbiamo ovviamente pagato il conto come sempre. Siamo andati in un localino, Lo Sgobbone da Pippo, trattoria Lo Sgobbone da Pippo, è veramente trattoria romana, ma proprio romana, come siamo entrati, ci siamo andati ad avere chiappe e abbiamo mangiato, ragazzi, da paura, ma da paura, primo, secondo, contorno, ma dolce, vino dei Colli Romani, ma guarda, veramente una cosa pazzesca. La trovate su internet, adesso l'indirizzo non me lo ricordo, ma siamo stati a 600 metri da Viale Tiziano, dentro in centro a Roma, veramente piacevole. Mentre se andate dalle parti di Trastevere, quartiere ebraico, è lì, c'è cose molto turistiche, insomma, la trattoria romana, gestione familiare, ragazzi, abbiamo mangiato, ma veramente l'impossibile, tra la cucina del Mini, cioè del Mini, del One, va come va il One, ragazzi, e One, queste buchine qua che potete vedere, se le mangia, va proprio la sua ruota da 16 pollici, ragazzi, signori del ferro, eccoci che siamo arrivati in piazza Ponte Milvio, adesso ci faremo Ponte Milvio, poi andiamo in Viale Tiziano, andiamo i romani sullo jogging che probabilmente si apprestano alla Roma Marathon, vediamo una bellissima atletina proprio la Roma Marathon, va come va bene, eccola qua, questa è piazza Ponte Milvio da un'angolazione che non avete ancora visto.
eccolo là, è il ponte Emilio, il pedonale, che adesso noi faremo per andare in Viale Tiziano. Cari utenti e monociclisti, test long run, Segway Mini One, vi do un'idea di chilometraggio. Il mio One sarà sui 300 km. Qua, Rus, Ver, Gial, cambia niente, le NT stanno anche lì a pensare, perché cioè a Roma veramente non si rispettano i semafori, grazie, ma anche perché non funzionano, ragazzi, cioè, non funzionano, non è una voglia, cioè tu stai lì e il verde non arriva, si sa per quale motivo. Comunque vediamo un altro atleta della Roma Marathon, si sta impegnando seriamente, anche noi, opla, altri atleti della Roma Marathon, guarda che carine, e ecco, salito Ponte Emilio, tutto su San Pietrino, sentili, va bene, ve la facciamo vedere, già che siamo qua, guardate, deve essere spettacolare, eh? So se avete visto Top Gear 2 e Guido Meda che si è buttato nelle rapide, vedete, queste sono le rapide di Ponte Emilio e si è sparato via col quad anfibio tutto il Tevere per divertirsi. E questa è praticamente quello che abbiamo fatto noi settimana scorsa, due settimane fa, adesso non mi ricordo più, a Milano, la Milano Marathon. Questa è la Roma Marathon, 42 km e bellina. Guarda qua, guarda, tutti presissimi come Milano, vedete gli utenti, guarda che mi guardano, ciao. Saluto tutti io. Roma ha chiuso il traffico, spettacolare, abbiamo alzato la cosa, veramente paura, e adesso stiamo andando a prendere la ciclabile di Viale Tiziano, che è veramente carina. Hanno tantissimi cani a Roma, rispetto a Milano secondo me ce ne sono molti di più. Eccoli, vabbè, e questa è la ciclabile che da Ponte Emilio, sinceramente, vabbè, non sarà proprio uno spettacolo, però intanto, signore, è una bella ciclabilina, fa tutto Viale Tiziano e praticamente arriva a mezza strada fino alla stazione di Roma Termini, che magari potremmo anche arrivarci seguendo il lungo Tevere, che è un marciapiede praticamente ciclabile, questo non lo sappiamo. Signori, siamo quasi in Viale Tiziano, salutiamo la biciclettista romana, salve Sciura, ciao caro. Ecco, i romani sono simpaticissimi, ti salutano tutti belli contenti, invece il milanese è un po', come dire, rigido sulle sue posizioni. Cari quaddisti, va, come Ferro sta andando da Ponte Emilio alla situazione dell'FMI, signorina con telefono che non guarda davanti, cara, vieni qua che ti do un valentino, vieni, hop, minchia, siamo quasi caduti, sa che la raggiungiamo, le diamo un volantino, sempre ligi e puri, tanto chissà gli altri che raggiungiamo. Le due ragazzuole, la prima ragazzuola attenta alle novità, la seconda che sta ancora camminando senza guardare davanti sul cellulare, tipicamente milanese. Scusi, signorina romana che assomiglia a una milanese, ci fa un saluto? Allora, tieni. Grazie. Ciao cara, buona giornata, divertitevi. Ok, sì. Ed eccoci, abbiamo ripreso. Ragazzi, scherzare è parte della vita. Se una persona quando lavora male, ma te, ma non ti salverà neanche il one della Segway, cioè stai vecchio dentro, stai male dentro, allora bisogna sempre lavorare,
Però se cerchi di lavorare divertendoti, conoscendo persone, ma è fantastico, vai anche a letto blu con il sorriso. Se lavori col magone, cioè sempre lì serio, ma che cazzo, cioè, si può mirare. Ragazzi, vado alla maratona? Li massacriamo tutti? I kenioti saranno nessuno? Aggressivissimo per Diana. Signori, se arriva Envy al Tiziano T174, la sede FMI. Un grande salutone dal Fero. Qualsiasi.it. Salve cari! Ci siamo. E signori, non abbiamo l'autorizzazione per fare riprese all'interno della. Non l'abbiamo neanche chiesta, sinceramente. Vabbè, portiamo un filo dentro. Ecco qua un altro direttore di gara dal profondo nord in attesa di fare il corso FMI. E allora, caro, come va? Come va? Aspettiamo che arrivino tutti. Ancora pensavamo di essere in ritardo, siamo i primi. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi dei monoruota qua del futuro? Cosa ne pensi? Come curiosi, ma se un domani che dovrei fare il direttore di gara mondiale per il campionato monoruota elettrici, minchia, molti mi ammazzo, per i monoruota elettrici, cosa gli dirai ai piloti sul monoruota che sfrecceranno a ben 18 km orari negli autodromi di Monza, praticamente? A te addormenti a Monza. Ci vogliono le pistine da minimoto. Comunque, per esempio, ragazzi, facendo direttore di gara a velocità su asfalto, ma anche per la ricognizione del percorso, per girare nei paddock, per muoverti nell'autodromo, diventa realmente interessante. Magari Mi sembra difficile da usare il invece. WANA non sta in piedi sinistra-destra, è come una bicicletta, devi stare te. L'altro prodotto, il Mini, è un gradino mobile, sali su un gradino e lui ti porta, è fantastico. Non, questo è il problema sinistra-destra, cioè quando ti fermi, se non metti giù il piede, vai, come se fossi in bicicletta. Sì, ma mi dà l'impressione di essere difficile No, ci sono i veramente. giroscopi, lui tiene in piedi lui davanti dietro, Accelera, frena, fa tutto lui, non. Una questione mentale. Che no. Cioè, sembra vederlo così. Eh sì, perché uno dice devi tenere l'equilibrio, no? È il bambino qua che tiene l'equilibrio, ha il software dei Segway I2 e dei Segway X2, praticamente al software di 10.000 euro di prodotto, incluso in un prodottino al pubblico che viene messo in vendita intorno ai 1.000 euro, sia per quanto riguarda il Mini sia per quanto riguarda il One. Vi ricordiamo caratteristiche tecniche: il One circa 14 kg, il Mini circa 12 kg. Sembrerebbe più pesante il Mini, invece è più pesante il One. Il One è un pochettino più veloce, abbastanza più veloce, il Mini è enormemente più stabile, potete stare fermi da fermo, ovviamente. Signori, da Quadisti.it, dai direttori di gara storici dell'FMI, un salutone, e noi ci appropinquiamo a fare il corso di domenica in questa sede storica dell'FMI, via Letiziano 74, Roma. Dal Fero, un salutone. Segway One. Ciao ciao.